What è a tutti ciurma e benvenuti Reggio Chiarina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno economico è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Che dire, l'ultima volta abbiamo vestito i panni di Abby, siamo stati nel covo principale del WLF, siamo stati fuori in missione, abbiamo quasi rischiato di rimanere ammazzati, abbiamo conosciuto Isaac che sembra essere un tipo parecchio intransigente e duro per quanto riguarda le proprie regole, tutte queste cose qua, però penso che per un leader ragazzi sia abbastanza normale. Fatto sta che Owen è sparito. E sembrerebbe che abbia sparato ad un suo compagno per salvare una iena, così ha detto il compagno in punto di morte ad Isaac. Questa cosa ha lasciato tutti un po' perplessi ovviamente, e quindi contro comunque la volontà di Isaac, Abby alla fine ha deciso di andare a cercare Owen. Adesso stiamo vivendo un flashback di quando Owen ed Abby sono stati all'acquario, quindi comunque un luogo che aveva anche una certa importanza emotiva per loro. E quindi l'ultima volta ci eravamo salutati esattamente qui, avevamo guardato un pochettino questo posto, abbiamo potuto ammirare la bellezza di questo acquario, nonostante comunque ormai ragazzi siano anni che è stato ovviamente abbandonato, che quindi non se ne cura più nessuno, quindi niente. Vediamo un attimino. Dice che è la famiglia della barca. Cosa possiamo Penso fare di sì, adesso? Sì. Ah, la stessa famiglia della barca. Ok, sì, perché in effetti avevamo trovato questa barca che era ormeggiata qua fuori. Di Max Place, casa di Max. Addirittura. Vediamo un po'. Chiusa. E te pareva. Quando mai ste porte non sono chiuse, ragazzi? Rivendico quindi questo posto. È mio. Sì, sì, già lo sappiamo, l'hai detto già l'altra volta. Dovremmo trovare un qualche passaggio verso la casa di Max o andiamo direttamente di sopra e vediamo cos'altro c'è. Direi che forse è il caso di fare Dobbiamo così, anche perché qui, giusto, anche loro devono infrangere le regole. Perché? Non ne vale la pena. Prima vediamo quanti problemi ci aspettano al ritorno. Non c'erano altri accessi di sotto. Zitto. Quindi allora, mi sono guadagnato un Owen, avevi ragione, grazie di avermi portato in questo posto magnifico. Ci penserò su. È giusto. Beh, lei non mi sembra una tipa molto espansiva, A parte tutto, penso che sia chiaro che è rimasta entusiasta da questo posto. Anche se, ripeto, comunque ragazzi, il senso, cioè, di malinconia è forte. Questo oddio. Poveretto. Oddio. Minchia, è morto qua da solo? What the fuck? Poveraccio. Questo è il nostro capitano. Merda. I figli che fine hanno fatto? Papà, Max deve andarsene da qui. Non può passare la vita chiuso in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole, come te. Quando i soldati hanno ucciso mamma, sei rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Avresti dovuto resistere, vendicarti per come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia che cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome. Questo mondo è spietato, ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la nostra vera forza. Forse torneremo un giorno, e in quel caso spero di non trovarti ancora seduto sulla tua poltrona del cazzo. Ah però ragazzi. Quindi a quanto pare la mamma di questi due ragazzini era stata brutalmente ammazzata. Il padre non aveva fatto praticamente nulla per evitarlo e per vendicarsi. Una persona debole, non so se è il termine giusto, però ragazzi, in un mondo del genere o sei forte o sei debole, diciamo così. Quindi questo poveraccio alla fine è stato abbandonato dai due figli per decisione evidentemente forse del figlio più grande. E lui è morto qua da solo. Che triste. I figli sono scappati con le iene. Gesù. Okay. Beh, se non altro abbiamo le chiavi. Ok. Sei tremendo. Le chiavi di questo posto. È uno scheletro, a lui non servono. Io non capisco che cosa spinga la gente a unirsi alle iene. Perché no? Perché sono una setta di squilibrati, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi, fanatici. Eravamo ingenui, ma non fanatici. Facevamo saltare gli avamposti, uccidevamo i soldati. Non è lo stesso. Era per dire... Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Ok, ok, scherzo.
Beh, fondamentalmente Owen non ha tutti i torti, cioè ogni gruppo secondo me ragazzi già aveva... Secondo te che ore sono? I suoi pro e i suoi contro. Non lo so. Boh. Abbiamo tempo. Beh, fatto sta che poi ci sono le foto in questa povera famiglia che è stata anch'essa distrutta. Che tristezza terribile ragazzi. Ecco un'altra foto. Sì, erano due figli maschi, due ragazzi. Ah, mannaggia. Quindi alla fine sto poveraccio si è ritrovato da solo. Ed è morto qua da solo. Questo cosa dice? Il rispetto per un padre è sempre motivo di onore, ma il tuo cerca solo di controllarti. Vuole farti sentire un bambino perché ha troppa paura di comportarsi da uomo. Meriti di vivere in una comunità che possa incoraggiare uno spirito forte come te. E questo vale a maggior ragione per Max. È così impressionabile. Se tieni a tuo fratello, portalo via da lì, prima che diventi un debole come tuo padre. Tra 5 giorni ripasseremo davanti al vostro acquario. Se volete unirvi a noi, accendete una torcia sul molo e aspettateci arriva. Che lei possa guidarvi. Quindi le iene praticamente le avevano trovati evidentemente e hanno ragazzi soggiogato sto ragazzino convincendolo che restare con suo padre non avrebbe avuto più senso, anche ovviamente giocando sulla questione tuo fratello, no? Non deve essere debole come tuo padre, tu sei una persona forte, cerca di essere un esempio per lui. Cioè, subdole ste iene, eh? Va bene, mi sa che è arrivato il momento di proseguire. Quindi adesso che abbiamo le chiavi potremo aprire la porta di sotto, chiaramente. Tra l'altro ragazzi è incredibile come questa serie prosegua e sia arrivata già all'episodio 21, se non erro, che è quello di oggi. Ma nonostante questo la cosa non mi pesi per niente. Chissà quanto ancora durerà questa serie, probabilmente... mancherà ancora un po', quindi probabilmente sarà una delle serie più lunghe che io abbia mai portato, ragazzi, ma comunque ne vale la pena con giochi simili, eh. Vuoi provare le chiavi? Ah, sì. Beh, ce ne sono diverse, dovrà fare vari tentativi. Questa? No. Allora... trovata. Ok. Cavolo. Ci avranno messo un secolo. Wow. Sì, come hanno decorato tutto bene, ragazzi. Effetto mare profondo. Vabbè, ma qua c'è qualcosa. Fatemi un attimo vedere. Ma non credo. Infatti non c'è nulla. Che carino. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo calare lì sotto, fammi capire. Oddio. Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen. Ovviamente sì. Vabbè, c'è la scala. Promesso. L'ultima volta. Quindi lei soffre di vertigini, ok. Solo... non guardare giù. Beh, una parola. Come faccio a non guardare dove devo mettere i piedi? Sei brava. Mizzica. Io, non è facile per chi ha una fobia del genere, perché a volte magari è talmente forte che ti blocca, ti paralizza. Non è semplice. Quindi lei fa anche troppo, direi. Prima si è buttata da sopra una ruota panoramica. Guarda questi! Cosa vorrei conoscere il ragazzino. Beh, è una iena. Forse l'ha incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Oddio, non è che tutta sta storia, ragazzi, c'entra col fatto che pare che Owen abbia sparato al suo compagno per salvare una iena? Non è che c'entra qualcosa? Oh, mi sta venendo un dubbio. Bel fortino, Max. Un vero capolavoro. Eh sì. Wow. Che carino. Vieni, entra. Vediamo. Che bello. Wow. Sì. Oh. È vero, è piena di macchie. Che bella. Hai visto? Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. Momento romanticismo. È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo. Sì. Cosa?
Avanti, Abby. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Io lo so che non abbiamo altre piste, ma... Ma Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Va avanti tu. E invece tu? Io resto ancora un po' qui con le foche. Forse per questo che si sono lasciati, ragazzi. Lei non... Non si lascia andare a ste romanticherie. Scusami. Senti, te l'ho detto. Non chiedere scusa. Cioè, lui dopo un po' si sarà un po' rotto le scatole. Mi pare anche... giusto, insomma, da un lato. Oddio, giusto. Regà, che poi quando passa tempo, uno rimane sempre fisso sulle sue e un altro alla fine non può fare più niente. Se Owen non fosse lì. Fidati. Togliamoci dal tetto prima che ci vedano. Ok, siamo ritornati a dove eravamo rimasti. No, non sappiamo cosa è successo. Devo trovarlo. Intendo, si è ucciso Danny. Fanculo Danny. Purtroppo Owen gli ha sparato prima di me. Ehi, Abby. Mi stai aiutando a scappare, lo apprezzo. Come pensi di raggiungere l'acquario? Con la superstrada? No, troppe pattuglie. Sarebbe un suicidio. Non ho scelta, l'acquario è ovest. Basta seguire il sole. Io vengo con te. L'ho fatto altre volte. Ci sono troppe iene in questa zona. Manny, ti prego. D'accordo. Sei tu l'esperta. Da questa parte. Ehi. Grazie. Per questo? Sì, e tutto il resto. Sei un amico. Andiamo, Abby. Sai che non reggo l'emotività. Bene, quindi è arrivato il momento di avviarsi da soli. Forza. Andiamo. Bene, fammi gli auguri. Quando lo trovi, non fargli troppo male. Ci proverò. Sul serio, fa attenzione. A dopo. Beh, lei ha detto, domani sarò qui. Ok, devi solo seguire il sole. Bisogna vedere quanto tempo prima di tutto impiega ad arrivare fin lì. Se poi Owen è lì, se lo trova, poi il tempo che dovrebbe impiegare per tornare indietro. Regà, comunque se si è a piedi non è così immediata la cosa. Oddio, altri ingranaggetti, aspetta. Li ho visti all'ultimo, eccoli qua. Tac e tac. Perfetto, quindi... non ci resta che seguire il sole. Ecco. Grandioso. Ci ritroveremo in situazioni di cacca pupù. Cos'è questo odore? Mamma mia, che è? Puzza di che? Mamma mia. C'è Fate, che è? Allora, possiamo uscire da qua. Aspetta però, c'è qualcosa qua dentro? Per puro caso, meglio controllare. Ok, sembrerebbe non esserci niente, quindi possiamo uscire. Come sempre, ragazzi, poi ritrovarsi da soli in queste situazioni è parecchio spinoso, purtroppo. Il sole di qua. Tanto iene ne troveremo comunque, questo è poco ma sicuro. Quindi qua abbiamo queste forbicine, ma di qua non si può andare. Quindi dovremo trovare un altro posto per passare. Forse mi devo arrampicare qua sopra. Sì, esattamente. Qui c'è un ingresso. Oddio, no, che c'è stiamo qua dentro? Cos'è sta roba? Oh, bene. Cosa ho trovato? Ah, ok, una moneta. Allora, c'è qualcosa, ragazzi, che rantolava qua dentro. Non so cosa sia. Sinceramente mi inizia a venire la strizzetta. Il senso del ragno di Abby non è così sviluppato, perché ovviamente non
Non gliel'abbiamo ancora migliorato. Quindi... Ah, la puta che ti pariò! Oddio no! Oddio no! Ti pareva, lo sapevo! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Oh! Eh no! Vai via, bello! Spara, spara! Oddio, non muore, non muore la prima? What the fuck? Oh, cominciamo bene. Benissimo. Avevo sentito qualcosa che rantolava. Accidenti. Mo ci manca che ne esce un altro. Mannaggia santa. Siamo attenti perché gli incontri spiacevoli sono all'ordine del secondo qua, non all'ordine del giorno. Alcol in questo cassetto, ingranaggetti, qua non c'è altro. Sento scricchioli. Ok, pillolette, possiedi 50 integratori, perfetto, allora, vediamo cosa possiamo migliorare. Direi ragazzi che dobbiamo migliorare il senso del ragno, quindi compriamo questo per 40 pillole, almeno così sarà un pochettino più precisa nella modalità ascolto, quindi corriamo, saltiamo e vediamo, allora, probabilmente dovrò andare di là, quindi ovviamente non scenderò di nuovo, ma controllerò qua, 20 pillole. E nient'altro, perfetto. E possiamo andare di qua, ragazzi, e procedere sulla nostra strada verso il sole e verso l'acquario. Oddio, l'hanno fatto addirittura. Oh, la Madonna. Un'incisione incredibile di questa donna su questo muro. Wow. Che si deve ancora capire questa chi cavolo è. Mescigaglio. Abbiamo i bastardi davanti casa. E dai, che lei possa guidarvi. Sì, non vedevamo l'ora di farci guidare questa tizia. Non sappiamo manco chi sia. Ok, sento dei brutti rumori. Controlliamo prima di passare. Sembrerebbe non esserci niente. Eccolo là. Ecco, no, lo volevo ammazzare. Almeno me lo toglievo dai piedi. Lo si ammucchiano tutti là. Mi sa che dovrò usare una bomba rimbalzella, ragazzi. Creiamone una, visto che abbiamo abbastanza risorse. Un paio, che dite? Facciamo esplodere, sperando che esplodano. Ok, ne ho tirati altri. Fantastico. Ma molotov io non me ne posso fare. No, con Abby non abbiamo la possibilità di fare molotov. Oddio, no. E come mi hanno visto questi? Ok, headshot a uno e quello è rimasto un po' intontito. E altro headshot. Ci piace. Dobbiamo sempre andare al risparmio, ragazzi, il più possibile. Bene, è finita. Meno male. Vediamo qua dentro cosa c'è. Ok, alcol. Buono. Di qua, ok, esplosivo. Forbicine. E di qua vediamo che cosa c'è. Nei cadaveri che sono saltati in aria c'era qualcosa. Fatemi vedere. No, ragazzi, straccetto al massimo. Alcol. Ma posso fare qualcosa con lo straccetto? Un medikit. Dai, direi di approfittare. Così ce ne abbiamo 3 su 3 e siamo abbastanza tranquilli. Quindi prendo questo. Non c'è niente. Questa è aperta. Sì. Ok, medikit. Scoccino. E qua più niente. Fatemi vedere qua. Si passa anche di qua, ragazzi. I bagni, che non sono mai un bel posto, in effetti. Però se sono vuoti è meglio così. Quindi qua non c'è niente. Questa adesso la posso aprire. Perfetto, ci ridà qua. E nulla, ragazzi. Ok, continuiamo da questa parte. Dovremmo trovare una via d'uscita da questo edificio. Alcol, scoccetto, ingranaggetti. Prendili pure, Abby, grazie. E vediamo un po'. Ascensore inaccessibile. Di qua invece non c'è un tubos. Dietro questo bancone qualcosa ci sarà, dai. Me lo sento. Me la sentivo male, non c'è nulla, ragazzi, qua. Direi che possiamo uscire di qua. Ok, qui niente. E dovremo uscire di qua. Ovvio. Regà, la vedo dura fino all'acquario. La vedo lunga e difficile.
Vediamo un po'. Allora, qua è tutto sbarrato. Di qua possiamo andare. E prendiamo alcol. Ok, bottiglia al massimo. Qua sopra non c'è la mazza. Qua cosa c'è? Nulla. E di qua non si passa. Quindi sono venuta qua per una mezza bottiglietta d'alcol. Va bene. In tempi di magra, ragazzi, tutto va bene. Quindi procediamo di qua e vediamo un po'. Posso entrare? Ovviamente sì, se spacco la vetrina. Quindi, qua c'è una cassaforte. Ma senza combinazione non faccio una mazza. Quindi, esplosivo. Qua dentro non c'è nulla. Vediamo se c'è qualche biglietto che indichi qualcosa riguardo questa cassaforte. Forbicina al massimo. Non mi servono per le bombe rimbalzelle, quindi non posso fare niente. Ma questo esplosivo lo posso prendere. E niente, vabbè, cercherò di ricordarmi che qui c'è una cassaforte. Se mai dovessi trovare qualche riferimento. Qua dentro c'è qualche straccetto. Va bene, usciamo e vediamo qua dentro cosa c'è. Qua nulla, qua nulla, qua nulla. Alcol. Grazie, lo prendo molto volentieri. Pillolette, pillolette anche, pillolette anche. E qua mi sa proprio che non c'è più nulla. Sto facendo piazza pulita, signore e signori. Ok, di qua si può accedere quindi in qualche modo. Sembrerebbe proprio di no. Quindi di qua vediamo un po' cosa c'è in questo locale. Un po' di alcol. Qua non c'è niente. Che bello sto murales, ragazzi. Bellissimo. Di qua straccetto al massimo. Ingranaggetti, ingranaggetti e ingranaggetti. Pizzica quanti ingranaggetti, ragazzi. Qua non c'è più niente. Questa posso aprirla? Ok, sì. Si va addirittura di sopra di qua. Cazzo. Andiamo. Andiamo un po'. Ah, quindi il locale. Maledizione. Aveva anche la parte di sopra. Oddio, qua. A te pareva, raga. Ce n'è più di uno, purtroppo. Così sembrerebbe. Quindi cerchiamo di fare attenzione. Non ci facciamo ammazzare. Questo dovrebbe essere un clicker, quindi non mi dovrebbe vedere. Quindi devo sperare, oddio, di riuscire ad ammazzarlo silenziosamente. Sono due clicker. Quindi non facciamo, oddio, no vabbè, come fa a vedermi, scusami, come fa a vedermi? Sei un cavolo di clicker, come mi vede? Oddio, ecco, niente, si è buggata malissimo, ragazzi. Ma mi ha fatto prendere un accidente. Se i clicker sono ciechi, su via, dai. Ok, cerchiamo di fare piano, ragazzi. Vediamo se riesco ad ammazzare. Scusa, no, scusa, perché non mi ha fatto fare l'uccisione silenziosa? Ok, mani nude. Oddio, no, a mani nude direi di evitare coi clicker. Direi di evitare. Ok, ne ho sprecato due. Fantastico, ma ce n'è un altro. E basta. Ok, è stato bellissimo perché gli ha tirato direttamente un pugno in faccia. Oddio. Niente, raga, è andata male pure questa occasione di stealth. Cioè, io non ho speranze, veramente. Continua a dire che non ho veramente speranze. Ma a salute come siamo messi? Ok, ce l'abbiamo praticamente piena, per fortuna. Sono riuscita almeno a non farmi aggredire, anche perché sarei morta, quindi meglio così. Quindi qua non c'è nulla. Quindi mi sa, allora, se io faccio, prendo una bella rincorsa e hop. Sì, ci arrivo tranquillamente. Anche se ormai, ragazzi, ho completamente perso di vista il sole, che ve lo dico a fare. Qua, che dice? Boh. Ah, come quelle Monsters & Co. Ah no, quello è Boo, scusate. Mi dispiace, avrei voluto restare qui fino al tuo ritorno. Scommetto che ormai questo posto è ridotto a pezzi. Qualcuno deve aver informato la Fedra della nostra operazione di scambio. Io scommetto su Jiao, quella serpe. Sono riuscita a nascondere una parte delle scorte, ma temo che i nostri soci non prenderanno bene la scomparsa del carico. Ho lasciato qualcosa nella cassaforte. La combinazione è 68 96 89. Ti aspetto nell'altro rifugio. Dobbiamo pensare a una strategia riuscita. Fai attenzione, Mei. Quindi questa è la combinazione della cassaforte che abbiamo trovato prima, 68, 96, 89. Quindi mo bisogna pure vedere se riesco a ritornare lì dove era. Oh, cazzarola! Oh! Ma la tua sorella! Minchia, a te sì te posso... Oh! Mannaggia santa! Questo sì, lo posso picchiare a mani nude! E mori! E mori! Mannaggia la miseria. Come al solito, io dobbiamo prendere i nostri mezzi infarti.
Questi non li posso rompere? No. Già mi sono completamente dimenticata la combinazione, ma tanto possiamo rivederla in qualsiasi momento. Quindi perché io sono entrata qua? In effetti, e quasi mi faccio ammazzare. È solo straccetti, mi state a dare. L'unica cosa che c'ho al massimo, mannaggia voi. Allora, questo mi piace. Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace, mi piace, ragazzi. Troviamo una doppietta. È servito entrare qua dentro, eh sì. Scoccetto, ingranaggetti, bla bla bla. Prendiamo tutto. Colpi per fucile. Dammeli tutti. Quindi qua dentro non c'è più nulla. Fantastico, ragazzi. È valsa la pena entrare qua. Che cazzo sta succedendo? Da dove minchia è arrivato questo? No, questi! Per la miseria, perché mi dovete sempre costringere a usarli? Che palle! Il negozio stava meglio. Beh, oddio, sì, era già tutto distrutto, però continuerà a distruggere quel poco che c'è rimasto. Ok, apriamo pure, ragazzi. Ok, allora, la cassaforte era qua, mi sa. Non vorrei dire una stupidaggine, era proprio qua, ragazzi. 68, 96, 89 credo che fosse. Vediamo se la mia memoria stavolta non mi inganna. 68, 96, 89. Corretto, sì. E vai. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Allora, questo Deplian ovviamente ci insegnerà, ragazzi, a migliorare una delle nostre abilità. Sicuramente. Combattimento ravvicinato, nuovo ramo di potenziamento. Eccolo qua, ragazzi. Ok, questo penso che sia solo per Abby. Forse proprio per la sua capacità, ragazzi, nel combattimento ravvicinato. Ovviamente anche questo ha il suo costo. E va bene, dai, poi gli diamo un'altra occhiata. Quindi che abbiamo? Pillole, pillole e pillole, scotch, colpi per fucile e medikiss. Perfetto, almeno ho potuto raccogliere pure queste cose che stavano qua dentro. Quindi adesso non ci resta che andare avanti. Qua abbiamo visto tutto, suppongo, quindi possiamo continuare. D'ora in avanti chissà che altro ci aspetterà, ragazzi. Oltre gli infetti, ovviamente, intendo. Perché ste iene a quanto pare sono dannatamente dappertutto. La tregua è finita, ma voi continuate a tornare. Non sarà mai qua dentro. Oh, what the fuck? Minchia, la venerano proprio questa tizia, eh? Vediamo cosa dice questo foglietto di Inderesande. Oracolo, ti prego di offrirmi, spero di avere. Forse il mio desiderio è irrealizzabile, ma devo comunque esprimerlo. Dona ai lupi il tuo discernimento, la tua saggezza e il tuo amore, così che possano abbandonare la via dell'egoismo e deporre le armi. Ti supplico, porta la pace in questo mondo. Bene. Vuoi la pace? Facile, resta sulla tua isola. E non venite a scassare i maroni a noi. È molto semplice, no? In effetti. Va bene, andiamo di qua e vediamo se c'è un modo per uscire anche da questo ennesimo inferno. Ok, altro foglietto. Cos'altro ci racconta? Ammazza quanta roba. Cam, grazie per il messaggio, davvero. Non vedo l'ora di riabbracciarti. Nel frattempo sono ancora piantata qui a sorvegliare l'oracolo delle iene. Non te l'ho detto, ma durante l'ultimo turno ho parlato con lei. Avevo troppe domande che mi frullavano in testa. Perché sta facendo questo? Perché non chiede alla sua gente di deporre le armi? Lei ha iniziato a sciorinare le solite idiozie da iena. Il ritorno alla natura, la nostra dipendenza dalle macchine. Poi ha aggiunto che non vuole una guerra. Che il giorno del contagio è stato un segnale, ma che non tutti hanno aperto gli occhi o qualcosa del genere. Il discorso si stava facendo interessante finché quello stronzo di Lewis non è intervenuto per zittirci. Ha iniziato a gridare contro quella donna, ma lei ha risposto con un sorriso. Anche quando l'hanno spostata in un'altra cella e tutte le guardie non facevano che spingerle e chiamare il suo nome, ha sempre mantenuto quell'aria serafica. Mi dava i brividi. Dicono tutti che è pazza, ma io non sono d'accordo. Finalmente capisco il suo punto di vista, non mi fraintendere. I suoi seguaci restano un branco di squilibrati, ma i suoi modi hanno qualcosa di convincente. Ho sentito dire che vogliono trasferirli in un posto più sicuro. Ci vediamo a casa. Occhi aperti. Sally. Isaac. Hai trasformato una pazza in una martire. Ah, ok, quindi praticamente questa poi l'hanno pure catturata, questa tizia. Cazzo. Raga, roba seria. Sì. E questo? Ah, questo probabilmente ci permette di avere, insomma, tutte e due le armi a disposizione subito, credo. Sì. Fondi in arma lunga, esattamente, ragazzi. Ok, che queste cose sono comunque sempre utili. Colpi, esplosivo... Non so che altro ho preso. Qua dovrei aver preso tutto.
tutto. Forbicine al massimo. E qua dentro non c'è più niente, va bene. Allora, come faccio quindi ad andarmene da qua? Ok, questo lo prendo assolutamente perché non ho più armi da mischia, quindi non mi serve. E vediamo allora un attimino, ragazzi, qua intorno, se c'è un modo per proseguire. Ma ci dovrebbe essere. Però prima di andare prendo questi ingranaggetti. Di qua non c'è nulla. Proviamo a salire. Qua sopra ci sarà di sicuro qualcosa. Vediamo un po', vediamo un po'. Colpi e... ok, colpi al massimo. Niente ragazzi, hanno gli stessi slot, quindi lo lascerò qua. E quindi non mi resta che saltare allora. Vabbè, ci avrei potuto arrivarci anche da sotto. Il sole sta calando. Quindi dovremmo, mi sa, darci una mossetta, perché se poi il sole dovesse calare del tutto, come fa, come fa a trovare la strada, insomma. Quindi allora qua nulla, non c'è modo per procedere, però da qua sì, ovviamente, immagino di poter scendere. Ammazza che botte. Perfetto ragazzi, da qua si passa. Eccala. E te pareva. Ah pure. Ah caspiterina. Ai. Vedrai, saranno guai. Ci sta tutta l'allegra combriccola. E vai. Anche persone che restano di sopra fra le vedette, ovviamente. Ok, nascondiamoci perché qualcuno mi sta per scoprire. Anche se non so chi sia. Ok, oddio. Oddio, no, raga, mi vedrà. Cioè che mi allungo, che non è che cambia molto la cosa. Ma se viene di qua, sono fritta. Ecco fatto, infatti. A posto. E niente ragazzi, che pareva. Ciao, scusa bello. Ecco qua. Siamo prima a fare così. In testa. Oddio, è andata un'altra volta di cacca pupù, ragazzi. Chissà perché non mi stupisce. Guarda un po'. Assoreda. E a mammeta, dove sei, maledetta? Da qua giù non lo posso vedere. Troppo lontano, mi sa. Ok, restiamo comunque al coperto. Quanti altri ce ne sono? Oh, allora, c'è qualcuno che sta arrivando di qua. Ok, ragazzi, a salute, non sono messa benissimo adesso che ci faccio caso, eh. Oddio, no. Sì, ma perché mi devono sempre accerchiare? Cioè, non è giusto. Vediamo se questa riesco ad ammazzarla zitta zitta. E qua. Niente, tanto mi vedrà qualcun altro, figuriamoci. Ok, una magica uccisione stealth. Direi cambiare l'arma da mischia. Dove è andato il suo compagno? Di qua. Di qua, zitti, zitti, zitti. Chi è che mi sta vedendo? Chi? Mamma mia, oh, calmamose però, Zitti, 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 zitti. Di qua, ecco, mi sta scendendo. Vai. Ce ne stanno altri due ragazzi di là che stanno arrivando a tutta forza. Ok, io non so se riuscirò a fare qualche altra uccisione stealth, sinceramente. C'ho i miei grossi dubbi perché tanto ogni volta che pianifico di farne una, poi c'è qualcosa che manda a monte il mio piano. Quindi, eccolo, arriva, arriva, arriva. Fischia, tua sorella, via qua, via qua, via qua, via qua. Zitta un po'. Sono tutti uguali questi, ragazzi. Ok, a posto, un altro sistemato. Non cambierò la mia arma da mischia, l'accetta c'ha più slot. Ok, l'altra zia è di qua. Vediamo se riesco a far fuori pure questa. Zitta, zitta, senza che mi veda. Dov'è? Vabbè, raga, tanto sono un po' dappertutto. C'è un altro là in fondo. Ecco, un altro qua sotto. Perfetto. Raga, che sfiga però. Cioè, diciamocelo, che ce n'è sempre un altro che arriva subito, subito. Però questa non si è accorta di un cavolo. E a noi ovviamente va bene così. Quindi strisciamo fin da lei. Vediamo se riesco a fare un'altra uccisione stealth. Via qua. Ok, muori un po', grazie. E in fondo ne vedo un altro. Cioè, raga, come al solito ne devo mettere sempre una ventina, almeno, in giro. Quindi mo arrivare fin là sotto non è così immediata la cosa. Anche perché qua la zona è abbastanza spoglia, quindi non ho manco ripari. La vedo dura, a meno che non faccio il giro di qua. Ok, sta salendo di là, ragazzi. Quindi vediamo se riesco ad approfittarne a non farmi vedere. Restiamo nascosti nell'erba. Magari torna di qua, se siamo fortunati. Chissà se è l'ultimo, ma c'ho i miei grossi dubbi. Ok ragazzi, allora vediamo se pure questa uccisione stealth va a buon fine. Penso, spero di sì. Perfetto. Anche tu sparisci, grazie. Ecco fatto.
Ci siamo? Non credo. C'è ancora la musica d'ansia. Ce ne saranno altri dentro sto palazzo, ragazzi, probabilmente. Quindi io mi avvierei verso qua e vediamo un pochettino. Figurati. Quanti altri cacchio ce ne sono? Mannaggia la miseria. Raccogliamo questo esplosivo. Allora, qua non vedo nessuno. Al piano di sopra sì, qualcuno. Piano piano. Ecco. Chi? Cioè, regà, che c'è da dire? Non c'è nulla da dire, va bene? Mi sa che mi conviene prendere questa accetta, perché la mia è quasi fuori uso. Quindi la cambio. Ovviamente di sopra ci sarà ancora qualcuno? Non lo so, sicuramente. Sì, un po' distante, quindi vediamo un po'. Ok, sta uscendo giusto adesso. E sta venendo giusto di qua, ma tu guarda un po'. I casi... Ah, sono in due, mi pare ovvio. Mannaggia la miseria. Sempre tutto di merda, ragazzi. Sempre tutto di merda e sto per morire. Picchialo, picchialo. Zitto. E fermati. Guarda, facciamo direttamente così, ecco. A posto. Mi devo curare. Meno male che il gioco me l'ha suggerito. Ok. Posso passare per questo edificio. Benissimo. Quindi abbiamo ripulito la situazione. Con non poca fatica, direi. Però vediamo un pochettino, ragazzi. Allora, di sopra cosa c'è? O chi c'è? È di qua che devo andare? Ah, di sa di sì. Credo, suppongo. Ok, usciamo di qua. Cazzo. Spero che Owen non sia passato da qui. Ok, possiamo andare di qua. Il sole ancora c'è, ragazzi, però non è che durerà in eterno. Benissimo. Cosa abbiamo qua? Colpi per fucile al massimo. Davvero? Eh sì, questo più di due in canna, ragazzi, non ne può prendere, non ne può portare, insomma. Va bene, qua non c'è nulla. Suppongo che si dovrà uscire di qua. Quindi fatemi vedere, straccetto al massimo, come al solito. Stronza maniaca. Ma avevi idea di cosa sarebbe successo? Ma allora... Che cos'è? Qua c'è robetta. Sono finita in bocca alle iene, ovvio. Che culo, eh? Cable, quando nasce un bambino tra i serafiti non è altro che una tela bianca, puro potenziale, ma tu hai espresso quel potenziale oltre ogni mia aspettativa. Perdonami se non ho partecipato alla tua cerimonia di iniziazione. Rivedo ancora mio padre mentre mi leniva le ferite sulle guance con foglie di eucalipto immerse in fredda acqua piovana. Dimenticherai il dolore con il tempo, ma le cicatrici resteranno in eterno a ricordarti la saggezza dell'oracolo. Noi tutti siamo esseri imperfetti, per questo ci rendiamo imperfetti ai suoi occhi. Che la sua luce ci guidi nella tempesta, giorno dopo giorno. Dopo giorno. Che tu possa trovare sempre la tua vera forza. Sono molto fiero di te, tuo padre, Ezra. Sarebbe tenero. Se non desse i brividi. Ok. Qua c'è anche un banco da lavoro. Intanto vediamo che altro c'è. Un medikit. Qua ci sono delle pelli. Addirittura si è tornati, ragazzi, a fabbricare le pelli. Allora, 88 ingranaggetti. Direi che intanto possiamo potenziare un pochettino il fucile. La stabilità intanto, dai, per 30. Ok, perfetto. Visto che ci sono, ragazzi, migliorerò anche la precisione della pistola per 30 ingranaggetti. Perfetto, ok. Ce ne sono rimasti 28, con 28 non possiamo fare praticamente nulla. E quindi immagino che per andare via si dovrebbe andare di qua, sempre seguendo il sole. Ma visto che ci siamo, darei un'altra occhiatina. Niente, straccetti al massimo, non c'è altro di qua, ragazzi. Quindi non ci resta che procedere da questa parte. Sì, passa qua sotto. Sì, passa qua sotto. E vediamo un po' dove usciamo. Opla. Minchia, che voli, regà. L'oracolo saprà punire quelli a posto.
Ecco fatto. Pensavo ci fossero solo quelle due, ragazzi. Ecco perché ho lanciato la bomba rimbalzella. Non pensavo ce ne fossero altri, sinceramente. Ammazza, raga. Come sono esplose tipo malissimo. Oddio. La madonna, ma sta arrivando tutto quanto l'esercito. Medikis. Prenderò Seal. Oddio, hanno gli stessi slot. Va bene, dai, terrò il piede di porco, ragazzi. E bisognerà continuare a scendere. Questo mi pare ovvio. C'è qualcuno qua vicino, tra l'altro, non capisco. Sono praticamente dappertutto. Va bene, ragazzi, allora, per oggi direi che possiamo fermarci qua, anche perché questa situazione temo che richiederà un pochettino di tempo, ovviamente, per essere risolta. E quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Che dire, ovviamente, ragazzi, anche vestendo i panni di Abby, ci saremmo ritrovati in situazioni in cui si deve principalmente camminare, andare avanti e far fuori i nemici che ci si parano davanti. Quindi spero sinceramente la prossima volta riusciremo già ad arrivare all'acquario, anche perché a questo punto sono comunque curiosa di capire effettivamente cosa è successo a Owen, se è davvero ammazzato questo compagno e perché. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!